A quante moli corrispondono 6,05 per 10 alla 25esima atomi di ferro? Applichiamo la solita proporzione e diciamo che una mole di ferro contiene 6,02 per 10 alla 23esima atomi di ferro. In x mole, quelle che dobbiamo trovare, ce ne sono invece 6,05 per 10 alla 25esima atomi. Troviamo ora la x uguale. Una mole per 6,05 per 10 alla 25esima per 10 alla 25esima, questi sono atomi, diviso 6,02 per 10 alla 23esima. Troppo lungo. Uguale. Facendo questa operazione ottengo 1,00. Poi faccio, siccome l'esponente è 25 e qui invece 23, 25 meno 23 per 10 elevato a 2. Quindi 6,05 per 10 alla 25esima atomi di ferro corrispondono a 1 per 10 alla seconda moli.